Ciao amici, bentornati sul meglio gioco di sempre, ovviamente fatto dal nostro amico Bisharpo. L'ultima volta ho fatto un po' di backtracking e ho scoperto qualche cosa molto, molto brutta, direi. Allora, il nostro tappeto sembra un blue screen di Windows. Poi, qui c'è un collegamento fatto male e qui c'è dell'erba che non posso attraversare. Comunque ho allenato la mia squadra e ho dei nuovi membri. Abbiamo 17. Questo che probabilmente butterò via fra non molto. Pidgey che terrò perché è decente. Avon che ora è al 12. E la Troca, perché sapete noi funghetti allucinogeni e badums. Sparatemi. Ora possiamo finalmente andare ad affrontare quell'infame con l'Arbitar. Sì, sta zitto. Grazie, ciao. Alpo, ho una paura tremenda, me ne ritorno a Valle Verde, io buona fortuna. Ma Valle Verde è di qua! E non ci sono salti. E va bene. Da dove mi ha preso? Era là in fondo! Oh no, non sono un allenatore, devi sapere che la sfida... Il mare? Come saranno i fondali marini? E poi scopri che questo è un lago e siamo a po'. Allora, aspetta, orco cane. Cos'è? Poi non ho capito la logica tra... Oddio. Ok, non me lo chiedo più. Oddio, povero albero. Casa chiusa per causa di una rissa tra un arcanine e uno sguello. I due Pokémon sono tuttora ricercati, la polizia di... Mi sta uscendo del sangue dal naso. Perfetto. Zack. Ciao Alp, ho sentito parlare di te da Church. Mi ha detto che sei molto forte, voglio proprio vedere. Raggiungimi dentro la palestra e fammi vedere cosa sai fare. Se dovrebbe essere una palestra di tipo buio, quindi... cambia niente. Anzi no, sì, mettiamo davanti PG che fra poco si evolve. C'è nessuno? Signori? Scusi? Ah. Tipo drago? La seconda. Stai scherzando? Se questi qua hanno ira di drago mi... Aspetta. Li ha messi in fila? Li ha messi cazzo in fila? Questo è game design, signori. Dobbiamo imparare molto da lui. Davvero. Della serie che la palestra di Rudy è strutturata in modo tale che tu non veda niente e che debba affrontare man mano gli allenatori per poi capire la strada giusta. E qui sono tutti in fila. Quindi hai l'illuminazione massima quando sei già dal capo palestra. È una cosa così stupida. Vediamo cosa ci aspetta. Sei Pokémon? Tutti i trattini. No. È al 14. Dragonair. Potrebbe essere un problema. Questa è tutta la mia sfiga. Dai. No. Sì, perfetto. Bagon. Sì. Arg, complimenti, ti meriti la medaglia. Percorso 4. Sono appena andato sul cartello. Oddio. Mio, vieni qui. E lo chiamo Kushi Gina. E ho PG9. Haha, la battutanza. Cos'è questa fila di alberi? Cosa mi significa? Va bene. D'accordo. Farò finta di non aver visto niente. Perché c'è questo sole? Dio mio, che fastidio le retine. Slagma, infatti. Come vampata! Di già. Sei scemo. No, muori subito. Non puoi darmi lanciafiamme però a questi livelli. Bello. Della serie li ho overlivellati per l'altro capo palestra. Ora questo mi fa il culo. Allora, cosa facciamo per bilanciare un capo palestra? Allora, gli diamo tutti i Pokémon base, però con mosse iperpotenti, così l'avversario viene distrutto.
Geniale. Ok, allora li ho allenati e questa è la mia caspio di squadra attuale. Spero di farcela. Anche perché Avon ha imparato Pistolacqua e due Pokémon si sono evoluti. Speriamo bene. Dai. Morto. Ultimo. Yes! Non posso credere di aver perso. Non posso credere che questo gioco sia fatto così male. No, allora, qui c'è la siccità. Se scendo, quel fiore cos'è? E qua c'è la tempesta di sabbia. Io sono stufo. Per questa parte interrompo qui. Non voglio sentire un ma vogliamo vedere di più, perché provateci voi a giocare a questo gioco. Io mi sto mantenendo calmo il più possibile, ma dentro di me sono salato, tanto salato. E dopo questa tempesta di sabbia in un luogo apparentemente rigoglioso, io vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo con questo schifo. Perché lo sto facendo?